Giornali, buongiorno a tutti voi cari telespettatori. Oggi è giovedì 20 maggio 2021 e allora cominciamo questa nuova giornata insieme con l'informazione, la lettura delle pagine selezionate per voi questa mattina dai giornali. Il resto del carino Corriere Adriatico. Prima, però, diamo uno sguardo al santo di oggi. Il santo è San Bernardino di Siena che diffuse la devozione al Santissimo Nome di Gesù. Il sole sorge alle 5:38 e, e tramonterà alle 20:36. Sguardo anche il meteo 7, un minuto. Allora andiamo a vedere il tempo per oggi. Il tempo nel pomeriggio avremo locali, locali rovescio temporali nelle zone montane d'Alto Collinari. Per domani, venerdì, avremo ancora eh, cielo sereno poco nuvoloso ma senza precipitazioni. E ancora venti, venti che si intensificheranno lungo la costa. Sabato fine settimana, 22, 22 maggio, ancora cielo parzialmente nuvoloso, con venti moderati, eh, sud-orientali lungo la costa. Tempo stabile, soleggiato anche per la giornata di eh, domenica. I titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi, Corriere Adriatico, Edizione di Pesaro, la fotonotizia, il mare si risveglia con gli arredi, levante e ponente da valorizzare, questa è la fotografia del mare e eh, delle spiagge di Pesaro, poi sempre restando eh, a Pesaro Piazza Redi vietata la baby gang, il pugno di ferro della questura con l'applicazione dei DASPO urbani anche in altre zone della città, per la prima volta applicata la cosiddetta norma Willy che va ad estendere le misure di eh, sicurezza. Il dopogosto lì, parliamo di politica, il PD allo specchio non è iniziato, per la segreteria spunta anche il nome di eh, Ceriscioli. Poi la cronaca, sono siero positive, chiede al suo ex un maxi risarcimento, un marchigiano su tre è stato vaccinato, i ricoveri giù del 25% e poi della valle in uscita tra un anno pronto a lasciare Toz. Secessione, eh, attesa infinita in Senato, forse si decide, calendario fitto, le operazioni potrebbero slittare, alleanza De Macquaroli, uno spreco di energie. La preside, dopo il TSO, lezioni riprese a distanza. Piazza Redi, Daspo a due ragazzini, anche questo è il titolo d'apertura del Carino di Pesero. Nel mirino la baby gang che imperversava da mesi, provvedimenti anche per quattro adulti, dopo una rissa al Miralfiore. A Centropaci invece la storia del negazionista miracolato, ha lottato quattro mesi contro il virus, ora è fuori dall'incubo. 12.000 prenotazioni, intanto prime dose ai quarantenni già dalla prossima settimana, mentre a Urbino si cambia il punto vaccinale e trasloca al Bocciodromo. Il vecchio Palace di Pesaro prende forma, la nuova storia dell'hangar ok per agosto, poi palestre, corsa contro il tempo per la riapertura di eh, lunedì, il ritorno dunque dello sport al chiuso. Eh, la scuola al tempo della pandemia, alunni pesaresi in gita con pernotto ma tutto a chilometri zero potremmo dire in città, Altri oltre 80 studenti della Pirandello eh, andranno in due hotel, poi visite culturali ed esperienze naturalistiche. Poi anche qui il dramma mi ha attaccato l'HIV, il PM lo eh, scagiona, scoprono di essere positivi e lei denuncia lui. Il caldino di Ancona, mamma atleta, questa è la fotonotizia per eh, la campionessa Elisa Di Francisca che ha avuto il secondo eh, figlio per Brando, ho detto no alle Olimpiadi. Titolo in alto, vaccini da domani al Paradossini eh, di Ancona. Oggi ultimo giorno al Paolinelli dove non sono ancora partiti i cinquantenni. Più di 50.000 agli over 40, già Prenotati. Allora la situazione, la situazione della pandemia nelle Marche, vediamola subito: con, titolo, con questo titolo, vaccinato un marchigiano su tre, contagi e ricovero in calo del 25%, l'avanzata della campagna di profilassi, picco di 14.000 iniezioni al giorno. E questa è la, eh, la pagina con. Curata da Lorenzo Sconocchini con il quadro aggiornato fino al 17 di maggio, con i dati forniti dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Marche, come vedete così eh, anche dal eh, televisore di casa, eh, dalle categorie qui sulla sinistra e chi ha fatto già i numeri della prima dose, i numeri del richiamo e poi il totale. Quindi sono stati già inoculati 739.000. 401 vaccini e già 488.000 persone hanno ricevuto la prima dose. Da notare come ecco, gli over 80, per esempio, insomma, hanno già il dato più, più alto, ma anche la fascia 70-79 eh, siamo già a buon punto, 136.000. Contro i 139 degli ultra ottantenni. I positivi, positivi, che rarità sono uno ogni 12 test, tasso di infezione all'8,5%, incidenza quota 76. Le marche, continuiamo a dire, eh, lo scrive sempre Scolochini sulla pagina di oggi del Corriere: le marche viaggiano ad una velocità di crociera da tranquilla zona gialla, la fascia attribuita a chi ha un'incidenza tra 50 e 150. Eh, un trend comunque ancora abbastanza sostenuto per aspirare alla zona bianca, assegnata alle regioni che per tre settimane consecutive hanno un'incidenza sotto i 50, per cui poi valgono le regole meno restrittive. Quando andremo e saremo in zona eh, bianca, e speriamo di andarci presto, eh, non ci sarà il divieto di assembramenti, l'obbligo di mascherine e distanze, niente coprifuoco, insomma eh, comincia a essere una bella storia. La provincia di Ancona ieri con 23 positivi scende a un'incidenza settimanale di 34 casi per 100.000 abitanti, mentre Pesaro Urbino e Ascoli Piceno, guardate un po' la differenza rispetto ad Ancona, Ancona 23, noi 109. Ascoli 105. E dunque, due province che faticano a raffreddare questa epidemia. E ieri, entrambe, tra le prime dieci province d'Italia per circolazione virale rapportata alla, alla popolazione. Dunque, provincia di Pesorbino. Ancora così come quella di Ascoli Piceno, il virus sta circolando rispetto al resto della regione e siamo noi che stiamo facendo un po' da zavorra verso la zona bianca. Lo sprint dei quarantenni: 52.000 e mezza giornata, prima dose già prenotata, la campagna vaccinale. Altri 35.000 hanno iniziato il percorso nelle categorie con priorità, una platea complessiva di 218.000 persone, le somministrazioni partiranno da metà giugno, come prenotare l'abbiamo già ricordato ieri via web, sms oppure grazie al numero verde. Eh, anche il resto del Carlino, vaccini ai quarantenni, partenza sprint: si prenotano 12.000 e c'è chi inizia già da lunedì prossimo. Piattaforma operativa con due ore di anticipo. Pesaro brucia i tempi, grazie anche al supporto del secondo hub di Muraglia. E infatti, a Muraglia è stato già immunizzato il 70% delle persone vulnerabili. La cronaca mi ha contagiata con il virus dell'HIV e chiede all'ex un maxi risarcimento. A finire a processo è un cinquantenne con l'accusa di lesioni gravissime determinate dal fatto di aver contagiato la loro compagna con il virus dell'AIDS, dell'HIV. I due stavano insieme da tempo, circa tre anni, e quando lei però ha scoperto che... Aveva eh, la HIV, ha eh, querelato il compagno convinta che lui sapesse di essere positivo e di averla quindi contagiata. Il processo è stato rinviato al 14 giugno per repliche e sentenza. Ma c'è un'altra. Uh, notizia, vedete qua dal Corea Adriatico, uh, foto della fidanzata sul sito HOT, sul sito di incontri, foto uh, pornografiche, è stato condannato tutto a origine quando una donna di 30 anni proveniente dall'Est Europa ma residente da tempo nel Pesarese ha trovato per caso nel computer di questo compagno uh, un, uh, un link ad un sito di incontri HOT. In curiosità, chiaramente, la donna ha cliccato, è entrata in questo sito e ha visto che c'era lei, c'era lei con queste foto spinte nel portale. E Insomma, vedersi sul sito per scambisti è stato, dice lei, uno shock. Secondo l'indagine, questo compagno, un uomo di 56 anni, si era registrato in questo, in questo sito, aveva diffuso 30 fotografie e anche dei video della donna nuda e in atteggiamenti sessuali espliciti, momenti ripresi durante i rapporti intimi con la donna. Lei sapeva, era a conoscenza ma pensava che sarebbe rimasto, sarebbe rimasto tutto tra le mura domestiche e soprattutto non aveva mai dato l'autorizzazione alla loro divulgazione. Ora, questo mi è dispunto, non tanto per, fare, eh, per raccontare questi, questi fatti di cui uno poi va dentro casa e farà quello che vuole, ma eh, per soprattutto mettere in guardia i giovanissimi. I giovanissimi eh, che, che considerano questo eh, a, a questo oggetto, ormai come una costola, una loro costola di cui non si separano mai, eh, ci fanno di tutto, eh, compreso anche foto, video, di qualsiasi cosa, dalle cose più tranquille alle cose meno tranquille. Ora, eh, è brutto da dire ma eh, soprattutto per i giovanissimi, i genitori, ogni tanto fate in modo di controllare perché dentro quel telefono si, hanno purtroppo delle, si fanno tante belle scoperte, belle per dire che sono anche brutte, e quindi, però meglio arrivare in tempo eh, e quindi eh, è un invito. M Molti ragazzini non si rendono conto eh, di quello che fanno, eh, della gravità eh, e quindi pubblicano, fanno, si riprendono in tutte le posizioni, in tutte le, in tutte le, 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 le situazioni possibili e immaginabili, anche di nudità, perché pensano che sia una cosa eh, di poco conto. Poi queste foto prendono strade strane, arrivano magari nelle chat, lì parte la vergogna e poi si arriva a situazioni eh, poco gestibili. Ecco, allora magari un controllo... Sarebbe bene farlo. Un milione e mezzo invece, sempre dal Corriere Adriatico. Eh. Per asfalti e pista ciclabile, l'annuncio del sindaco di Pesaro e dell'assessore Belloni eh, che annuncia appunto cantieri eh, che inizieranno a luglio per poi essere conclusi a fine estate o comunque entro il mese di settembre. Si parla di lavori di asfaltatura lungo, per esempio, l'asse di via Solferino, in alcuni tratti di, strata, di Statale 16 in direzione nord della città e sull'intero tratto di strada Montefeltro, solo per fare alcuni degli esempi. Poi c'è anche in Previsione una straordinaria manutenzione della pavimentazione di Piazza del Popolo e poi confermati dal 1 giugno i lavori di ripristino per la fibra per internet che inizieranno dal quartiere Montegranaro Muraglia. Vi segnalo invece sulla pagina di Fano del Correa Adriatico un'intervista di Lorenzo Furlani alla preside, alla dirigente scolastica del Polo 3 Eleonora Augello. Che si è trovata a gestire la protesta del diciottenne a scuola che non voleva portare la mascherina, protesta di cui abbiamo ampiamente parlato e finito anche su, tutti, eh, su gran parte dei media anche nazionali. È un'intervista eh, interessante ma le risposte sono molto intelligenti. A me è piaciuta eh, la, 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 il modo in cui ha risposto. La dirigente scolastica eh, non fa una piega per sintetizzare in poche battute questa intervista. E, mh, parla di, di, del fatto che lei ha chiamato le forze dell'ordine parla del fatto eh, che non poteva permettersi in sostanza di lasciare dentro una persona che potesse potenzialmente anche contagiare gli altri, perché se fosse stato positivo senza mascherina sarebbe stato comunque un pericolo per gli altri, poi dice giustamente io devo far rispettare le regole e se le regole sono queste io questo devo fare. Insomma è una, mh, eh, una intervista che vi eh, suggerisco di, di leggere. Poi... Eh, mh, eh, per quanto riguarda sempre questo diciottenne, eh, dice eh, che eh, nonostante le disavventure che insomma, sono capitate a questo diciottenne, non tutto è perduto. Siamo ormai alla fine dell'anno scolastico, ma dice eh, la preside, se si impegna fino all'ultimo giorno di scuola, ha tempo per recuperare. Eh, L'altra pagina invece del Corriere Adriatico, pagina 23, il, si occupa del funerale di Fabio Uguccioni. Fabio era una persona per bene, titolo di oggi sul eh, Corriere. Il dolore e la memoria delle opere, il sindaco ne ha ricordato l'impegno per gli altri e le intuizioni in campo sociale. Eh, questo funerale si è tenuto nella chiesa di Santa Maria Goretti, a, nel quartiere di eh, Sant'Orso. Eh, forse, forse più di ogni altra eh, locuzione ricercata per descrivere la personalità di Fabio Guccioni vale questa per riassumere tutti i meriti attribuiti a questo operatore della sussidiarietà, come l'ha definito il sindaco Massimo Serri, cioè era una persona per bene. Fano fece la guerra a Battiato. Anche questo un altro articolo interessante dove eh, se, 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 eh, come vedete nella fotografia qui a sinistra c'era l'allora sindaco di Fano Cesare Carnaroli, poi l'allora assessore alla cultura Martino Branca e poi Franco eh, Battiato. Eh, nella sala dei globi della biblioteca la foto era stata scattata lì e si parla eh, di, come, eh, di come in quegli anni, eh, insomma 17 anni fa, eh, forse più, insomma era il 2004, mi parlo di cose del genere, sì, 2004, insomma eh, Franco Battiato portò questa, insieme, grazie a, a, a Martino Branca, portò questo evento, la sua musica, le sue idee, all'interno di un festival che fece tanto discutere a Fano, qualcuno se lo ricorderà, il violino e la selce. Diciamoci la verità, era un festival per pochi intimi, era un festival d'elite, era un festival soltanto per, per quelli eh, che, che se ne intendevano, so, una cosa molto particolare, però costava, costava anche parecchio, almeno così ricordo. E, però certamente, trainato dal nome di Franco Battiato, Fano in quel periodo comunque faceva parlare di sé. E in questo articolo però si parla di come ehm, Stefano Guzzi vinse, eh, per la prima volta portando il centrodestra al del governo della città, vinse le elezioni amministrative, vinse proprio dicendo se andrò eh, se, se vincerò le elezioni io cancellerò il violino alla selce perché il violino alla selce eh, era diventato bersaglio del centrodestra e non solo del centrodestra mh, e, e quindi e in qualche modo era, era, eh, questo, questo violino alla selce era il, il mostro da, da abbattere e Stefano Guzzi oggi lo ricorda dice io quando vinsi poi cancellai subito il violino e la Selce e non solo il violino e la Selce. Un altro articolo di Lorenzo Furlani interessante eh, perché c'è un'intervista appunto a Martino Branca, parla eh, Carnaroli, eh, l'ex sindaco, e, insomma, anche qui eh, si torna un po' indietro nel tempo. Eh, andiamo adesso invece sul, eh, sulla pagina di Fano, che invece eh, di, del Carlino, che invece oggi apre con un problema... Eh, che è un problema annoso ma anche un problema serio, perché Fano effettivamente è tornata ad essere piena di buche, le strade cittadine sono in uno stato davvero pietoso, gli automobilisti protestano, l'assessore Tonelli annuncia. Un piano di asfalti da un milione di euro. L'inferno degli ammortizzatori, ma fosse un problema solo di ammortizzatori: quelli si cambiano, si sistemano, anche se costano, ma il problema è che poi ci si fa veramente anche male. Noi scooteristi dicono: non ci possiamo mai distrarre, è un attimo che, che, che finiamo a terra. A Sant'Orso il problema non è solo la viabilità, tanti luoghi cominciano, comunicano. Scusate, comunica. Desolazione, effettivamente sì, è così. Eh, per un po' ce la siamo cavata, ma adesso la, le strade sono veramente tornate ad essere in uno stato molto. Brutto, pietoso, anche molto pericoloso. Contrordine: viale Dante, sempre a Fano, non si tocca. Rimandato a dopo l'estate l'intervento per trasformare i parcheggi a spina di pesce in stalli lineari. Eh, L'Udc ha lanciato una petizione popolare per bloccare le zone a pagamento a Lido e Sassonia. I cittadini non vanno tartassati. Tso a studente No Mask: pioggia di esposti in procura. La nostra attenzione è alta, dice la procuratrice Tedeschini, che segue il caso in arrivo. Eh, che segue il caso. In arrivo anche la denuncia dell'avvocato del giovane, l'avvocatessa Isabella Giampaoli, che dice sto ancora ultimando le mie indagini difensive, non manca molto, entro la prossima settimana l'esposto sarà finito e pronto per essere depositato in procura. Illegale non ha eh, suggerito ipotesi di reato ma, ripor ma riportato in modo dettagliato come si sono svolti tutti i fatti. Si parla anche del, del soffitto di vetro eh, da, da applicare all'ex all chiesa di San Francesco, quella che si trova nel centro storico di Fano. Eh, il comune e la sovrintendenza sono d'accordo per coprire questa chiesa a cielo aperto anche alla luce del recente, di, recente distacco di stucchi. Eh, il gioco di parole di stacco di stucchi, eh, che eh, insomma c'è stato in quest'ultimo periodo, ci sono anche dei precedenti, per esempio la chiesa di Corbera d'Ebre in Spagna, oppure il museo del Novecento a Mestre, vedete sono tutte più o meno simili alla nostra chiesa, ex chiesa di San Francesco, cioè non hanno il soffitto, non hanno il tetto, però hanno una copertura, che tra le altre cose garantisce anche spettacoli, incontri e quant'altro, anche in caso di maltempo, e che non guasta eh, in questo momento, oltre al fatto che eh, garantisce anche una durata maggiore della stessa, eh, dello stesso stabile, perché eh, evitano, così si evitano le intemperie. Insomma, è, una, è un articolo che eh, fa il punto alla situazione e nel quale si evince che forse potrebbe, almeno entro due anni, si potrebbe vedere questa copertura. Intanto andando eh, a Pesaro, di nuovo sulla pagina 7 del Carlino, eh, si parla della gang di Piazza Redi. Chi è la gang di Piazza Redi? È formata di, da questi eh, giovani sedicenni eh, e c'è anche un diciottenne che fanno parte di questa... Quella che giornalisticamente viene chiamata Baby Gang, eh, ci sono una decina di minorenni, uno dei quali ha appena dieci anni, che da quasi due anni imperversava in piazza Redi con vandalismi, minacce, furti, aggressioni ai passanti, intrusioni nei condomini, insomma, poi postavano le loro imprese su Instagram. Eh, scrivendo non mi prenderete mai, insomma, sfidando la legge. Ecco, eh, la questura ha detto basta ed ha emesso per la prima volta in provincia di Urbino nei confronti di due minorenni, due provvedimenti di DASPO urbano, il che vuol dire che queste due persone non potranno più avvicinarsi in Piazza Redi e alle aree limitrofe per i prossimi cinque anni. Di solito il Daspo viene fatto per gli stati no? quando i tifosi. Ne combinano delle belle, c'è il Daspo e quindi non possono andare allo stadio o in quello stadio oppure addirittura negli stadi di tutta Italia per un tot periodo di tempo. E adesso invece c'è il Daspo urbano, e questo Daspo urbano per la prima volta viene applicato in piazza Redi, dove questi ragazzini che sono stati identificati non potranno andare per i prossimi cinque anni. Quindi questo è già un fatto, eh, intanto le impressioni dei negozianti che lì hanno, perché Piazza Redi per chi la conosce, vedete, è una piazza dove tutto intorno ci sono alcuni negozi, bar, negozi eh, di vario genere. E loro dicono: Noi non, li abbiamo, non abbiamo più visti questi ragazzi, la situazione ora è tornata alla calma, ma prima facevano di tutto per mandarci via di testa. Sempre da peso il vecchio palas tra i ricordi della nuova vita prende forma il tetto, tutto ok per agosto, ieri il punto sui lavori a 33 anni dallo storico primo scudetto della Scavolini, montate le travi principali della copertura, l'assessore Belloni dice stiamo procedendo come da programma, ce la faremo per il concerto di chiusura del Rossini Opera Festival. Eh... Avevo allora, segnalato questa pagina, eccola qua. Allora da, per, per quelli che ci seguono da Pergola, eh, i vaccini si fanno in ospedale, scrive il Carlino di oggi. Entro i, primi, i prossimi dieci giorni i medici di famiglia procederanno con le somministrazioni ai eh, cittadini. Poi a Monteporzo è stato ritrovato un anziano eh, scomparso. Mentre qua sotto, a Terre Roveresche, ecco la foto di Milena Orlandi. Eh, il commissario Mileno Orlandi, che lascia la Polizia Locale di Terre Roveresche dopo sette anni e mezzo. Una decisione legata a ragioni di crescita professionale, che sarà operativa dal primo di giugno. Era arrivata nella Val Metauro nel gennaio del 2014. Al suo posto ad assumere il comando sarà il sostituto commissario Andrea Rovinelli, che guida già i vigili di San Costanzo. A Urbino il punto vaccinale trasloca al bocciodromo, un'area più grande rispetto alla precedente, che permetterà di gestire in maniera migliore le operazioni. Ci sarà una sola sala di attesa all'interno. Eh, quindi addio al Pala Carneroli. Eh, Carneroli, la struttura si libera per le attività sportive che stanno eh, piano piano riprendendo. Poi un imprenditore che finisce nei guai, eh, accusato di max evasione, cerca di evitare il sequestro dei beni, viene denunciato nel mirino dei militari della Guardia di Finanza un 48enne. E adesso da Senigaglia, spaccio quattro anni al titolare del cannabis shop, il 35enne era stato bloccato dalla polizia che aveva sequestrato 8 kg di stupefacente. Il locale utilizzato come copertura è stato chiuso. L'incidente che è avvenuto sull'Arceviese muore nello schianto, disposta all'autopsia. Il magistrato vuole verificare le cause della morte del motociclista 56enne Marco Cesaroni. Eh, con questa notizia da Senigallia, chiudiamo qui la nostra segna stampa, ho alcuni, no, alcuni avvisi per quanto riguarda il nostro palinsesto dei programmi. Alle 11, in diretta dall'Ambasciata d'Italia, presso la Santa Sede, dialogo sul tema democrazia, valori e sfide future con il Cardinal Gianfranco Ravasi e la Ministra della Giustizia Marta Cartabia. Il Papa non sarà presente. La durata circa sarà di 90 minuti, il Santo Rosario delle ore 12, dunque non andrà in onda. Alle 4 di oggi pomeriggio in diretta dal Palazzo San Callisto, visita del Pontefice Papa Francesco alle sedi di Scolas Occurrentes dove incontrerà studenti e docenti italiani coinvolti nei progetti di scuola se si eh, collegherà con gli studenti delle nuove, nuove sedi in Australia, Spagna e Stati Uniti. Poi alle 18, in diretta invece da Nuestra Signora della Caridad de Cobre eh, a Cuba, eh, avremo il Santo Rosario e poi alle 21 una nuova puntata di SVIM sviluppo marche. Insomma, c'è tempo per informarsi, per pregare, per passare una bella giornata insieme a noi. Eh, grazie dunque per averci seguito. Ovviamente noi ci vediamo alle 20.30 per eh, l'appuntamento con il telegiornale Occhio alla notizia. Arrivederci.